Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Si può dire che sia stata più una comparsa che una vera e propria concorrente del GF VIP 7, eppure non smette di infangare i suoi ex coinquilini dello spiato appartamento di Cinecittà, è già da molte settimane. Una ex vippona sostiene di conoscere la verità dietro al rapporto tra Micolin Corvaia ed Edoardo Tavassi. Probabilmente, la percezione che hanno gli spettatori delle dinamiche tra i protagonisti della dimora del GF VIP 7 è ben differente da quella di chi la abita. Per questo la ex concorrente in questione è convinta che tra Micolin Corvaia ed Edoardo Tavassi non sia amore. E non solo, entrambi penserebbero ad altri. GF VIP, Nicole Muggia e Donna Maria dopo il reality. Un grandissimo stratega. Non si mette mai in mezzo alle discussioni tranne che con Antonella Fiordelisi, ma cerca di manipolare gli altri e di farli agire. Non credo all'amicizia tra lui e Edoardo Donna Maria, voglio vedere dove arriverà dopo, ha esordito agguerrita Dana Saber. L'ex vippona italo-marocchina ha svelato anche un retroscena sulla coppia. Di mezzo, la rimpianta quanto discussa ex del GF VIP 7. Nicole Muggia. In realtà Edoardo Tavassi sarebbe stato interessato alla regina del Palpatine Gate. Notavo questa specie di feeling. Le faceva i complimenti, la guardava. Poi è spuntata la sorella di Micole che ha svelato tutto e si sono fatti passi indietro. Non credo che lui provi qualcosa per Micole. È importante avere una spalla alla e io questa grande affinità, questa intimità. All'interno della casa non l'ho mai vista, ha rivelato ad Isa e Kia. Come se non bastasse, Dana Saber avrebbe notato anche un nuovo feeling per Micolin Corvaia. Adesso a lei piace Andrea Maestrelli. Sono sicura. Ovvio non può dire scusate non mi piace più Tavassi. Perché sanno che i fan che li seguono sono di coppia. L'ho visto con i miei occhi, non l'ho sognato. Adesso che siamo alla fine del gioco sarà normale che si avvicineranno ancora di più, ha riferito ancora il portale. Per lei il vero manipolatore è però il 38enne romano, senza, a suo avviso, la siciliana avrebbe meritato. Avrebbe fatto un bel percorso, confrontandosi con gli altri. Lui la influenza perché lui è un manipolatore. Non sta vivendo l'esperienza come dovrebbe. Capisco che il programma vuole questo tipo di dinamiche. Ma la influenza negativamente. La percezione è che lui sia un grandissimo giocatore, ha appunto detto. Nicole Muggia difenderà l'amico? Dana ancora parla, ma quando mai, per me è vero, i fan su social. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.